palla. Vallo a prendere, Andrea. Sto, capì dove sta la palla. Dai. È lontana la palla. Dov'è la palla? Perché quando sei in shutdown, sei in recupero da un meltdown o sei in sovraccarico, no. Il tuo corpo dice... Hola! No, non è lunedì! Io sono Emanuela del futuro, ebbene sì! Mi sono accorta che le riprese che ho fatto la settimana successiva a quella che avete visto la settimana scorsa, cioè sono una settimana, sono andata al matrimonio, la settimana dopo è quella che avete visto domenica scorsa, si intitola Esaustione, e io ero piuttosto convinta di essere in un momento di shutdown, un post matrimonio, che stavo a recuperare. E qui l'ho detto anche, cioè proprio una scena, sono emersa dallo shutdown per andare in palestra. Se non fosse che la settimana successiva è andata ancora peggio, cioè forse non era il caso. Forse. Cioè non riesco a comprendere se poi forse quella fosse realmente la settimana dello shutdown o se era semplicemente un momento di... depressione post shutdown, perché lo shutdown, esattamente come il meltdown, si portano dietro uno strascico di depressione, una fase depressiva in cui ti fa schifo tutto, non hai più voglia di fare niente, non hai l'energia neanche per alzarti dal letto, niente ha senso, la mia vita è finita, non finirà mai, soprattutto rimarrò depressa per sempre. Questo è quello che è successo. Infatti le riprese originali di quella settimana sono 4 minuti in cui non dico niente. Non ho parlato per un'intera settimana praticamente. Quindi questo video è una ricostruzione di quello che è successo quella settimana lì, e come tutte le ricostruzioni non è accurata, perché la faccia, l'energia fisica, il modo in cui mi porto in giro non è di certo lo stesso del modo in cui portavo in giro me stessa quella settimana in cui infatti non ho fatto riprese. Oltre a essere un'interessante considerazione del fatto che quando diciamo che io non ce la farei mai a fare quello che fa quella lì, che se ne va in vacanza, che si lancia col parapendio, che fa tutte cose, io non ci riuscirei mai. Perché le cose che quella lì non riesce a fare non le vedete, perché non le riprende, non riesce a farle, quindi non le vedete, semplicemente. E quella lì, in questo caso sono io, ma mi è capitato anche a me di guardare, non so, i video di malati cronici che facessero cose che io pensavo di non essere in grado di fare, e semplicemente perché quando non sono in grado di farle nessuno li riprende e nessuno vede che non sono in grado di farle. Quindi ricordiamoci sempre che quello che vediamo degli altri è solo una parte rispetto all'intero, che è la loro vita nella totalità. Però ecco, così per ricordarcelo nei confronti di noi stessi e anche degli altri. Quello che ho fatto, e di questo ne sono sicura, quella settimana lì è stato concentrarmi sulle routine che per me sono fondamentali. Nel senso che se io ho due energie, due nella giornata, o mi devo sforzare a fare due cose, due sono queste qua. E quindi ve le lascio perché magari... che ne so, magari fanno bene anche qualcun altro, non solo a me. Nel senso, quando è successo nel passato, io mi sono resa conto che trascurare queste cose in particolare rendeva il processo di recupero molto più lungo e molto più faticoso, perché oltre a dover recuperare da meltdown, shutdown, sovraccarico emotivo, sensoriale, cognitivo del caso e quindi conseguente fase di down depressivo, dovevo anche porre rimedio ai danni che avevo fatto non rispettando queste essenziali routine. E queste essenziali routine sono: una prima cosa del mondo, che è cascasse il mondo, bere. Io inizio la mia giornata con un bicchiere d'acqua, non pieno, non questa borraccia piena che sono 750 ml, ma ecco un bel bicchiere d'acqua la mattina, appena sveglia. La prima cosa che faccio è
apro la finestra, che è stata chiusa ermeticamente tutta la notte perché per dormire ho bisogno, mi sono accorta che dormo meglio, il mio sonno è meno interrotto. Dormivo lo stesso, ma il mio sonno è più ristoratore se c'è assoluto silenzio e buio nella mia stanza. E soprattutto anche non ci devono essere le lucine dei LED, delle cose che caricano fuori, neanche la lucina di niente, tutto fuori. Quindi buio, silenzio. Cos'altro? Buio e silenzio. Comunque, appena sveglia io bevo acqua. Io in particolare devo bere 3 litri d'acqua al giorno perché i farmaci che prendo sono pesanti per i reni. E non solo, non vorrei mai che mi venisse un blocco renale o che anche i reni iniziassero a non funzionare bene, ma non vorrei che gli effetti collaterali dei miei farmaci mi costringessero a cambiare formulazione, perché in realtà, a parte che non ce ne sono 1000, ce ne sono 3 di formule per la, per esempio, per la chelazione, che non sono gli unici che hanno questo effetto, ma con questa formulazione mi trovo abbastanza bene, quindi non vorrei mai che mi cambiassero i farmaci a causa degli effetti collaterali, ragione per cui sono molto attenta a bere 3 litri acqua al giorno. Non sempre ci riesco, ve lo dico, non è che è proprio una passeggiata. D'estate chiaramente aiuta il caldo perché ho molta sete. Ma sappiate che la sete non è il primo sintomo della disidratazione. La disidratazione infatti provoca stanchezza, confusione, vertigini, spossatezza generale e anche sonnolenza, a volte prima di manifestarsi sotto forma di "c'ho sete". E questo per tutti, non solo per le persone autistiche. Infatti l'idratazione, l'acqua e l'idratazione sono essenziali per il funzionamento del sistema nervoso e del cervello. Ragione per cui l'idratazione è la cosa irrinunciabile, che siccome però dormi 20 ore al giorno ci devi mettere attenzione, perché se sei in shutdown non hai coscienza del tempo che passa. Quindi questa cosa di mettere attenzione a bere è molto importante. Il fatto di bere un bicchiere d'acqua bello pieno la mattina presto mi assicura che almeno dopo tutta la notte in cui supposamente in italiano Manuela, si suppone che io non abbia bevuto, riidrato il mio organismo. Ora, invece, cose che riguardano le persone autistiche ed è importante sapere. La prima è che il contenitore influenza l'esperienza di gusto, quindi non è uguale il bicchiere in cui bevete l'acqua o in cui date da bere a vostro figlio, che potrebbe sembrarvi che non vuole l'acqua e che non vuole bere, ma magari è il contenitore che è sbagliato. Per esempio, questo me l'avrete visto 1000 volte. Me lo porto anche in viaggio e soprattutto io bevo la cannuccia. Diciamo che per me per la maggior parte del tempo non è un problema bere con le cannucce di metallo, ma se avete visto il mio video sull'ecoabilismo, per molte persone è un problema anche bere con le cannucce di metallo, tipo le persone allettate che non possono sollevarsi o per un sacco di altre disabilità. Comunque non era questo l'argomento, non erano le cannucce, che però è un pallino fisso, questa cosa delle cannucce, perché non cambiamo le politiche della pesca e dell'inquinamento dei mari, è colpa nostra che usiamo le cannucce. Così noi ci sentiamo in colpa, noi facciamo qualcosa, ma a livello globale si fa niente. A me non perdere questo un attimo di divagazione. Comunque, il contenitore influenza l'esperienza di gusto, quindi provate diversi contenitori, provate con le cannucce, provate con le borracce. Qualcuno preferisce le tazze, qualcuno preferisce i barattoli. Una ragazza mi ha scritto e mi ha detto che beve dai barattoli. Quindi, per aiutarvi a bere, il bicchiere è importante. Cioè, scegliete un bicchiere o un contenitore che vi invogli a bere di più. L'altro fattore importante, l'acqua ha un sapore. L'acqua ha un sapore per tutti, ma per le persone autistiche il sapore e l'odore dell'acqua sono discriminanti fondamentali sul fatto che io bevo oppure non bevo. E infatti purtroppo io sono ancora legata alle bottiglie di plastica che mi piacerebbe eliminare per sempre, ma il sapore dell'acqua, oltre al fatto che mi permettono di misurare esattamente quanto bevo, perché mi dimentico quante volte ho riempito questa, quindi non è proprio... Comunque...
anche il fatto che abbia un sapore mi aiuta a bere di più. Quindi provate diverse acque e magari troverete un'acqua che è più buona, o diverse borracce filtranti, o diversi insaporitori per l'acqua, che è un altro modo per bere di più. Ci sono i Bolero, ci sono gli Water Drop, ci sono che ci metti il limone, il succo di qualche frutto o degli infusi a freddo, in modo che l'acqua abbia un sapore che ti piace, in modo che tu possa bere di più. Ripeto, è la routine fondamentale, senza la quale stiamo peggio per più tempo e più a lungo. È molto importante, so che ci sono molte persone che hanno molta difficoltà a bere, anche neurotipiche. Ma è anche vero che siamo tutti diversi, quindi ci possono essere anche persone che non solo non hanno difficoltà a bere, ma gli piace bere ed è una fonte di grande piacere. Quindi ricordiamoci che non tutti abbiamo le stesse attitudini nei confronti delle stesse cose. Precisazione che sempre fa sempre bene. La seconda cosa molto importante è muoversi, perché quando sei in shutdown, sei in recupero da un meltdown o sei in sovraccarico, no, il tuo corpo dice infatti credo che quella sia stata la settimana in cui forse sono andata in palestra una volta. Non voglio. Quindi è una cosa su cui mettere molta attenzione, che può essere, per me è stato quella settimana, fare un po' di stretching appena sveglia. Per fare delle cose che non ti piace fare o che hai difficoltà a fare perché magari in quel periodo non hai le forze, la soluzione è farlo il più semplice possibile, il più breve possibile, avere obiettivi molto ristretti e soprattutto rendere fattibili queste cose. Tipo, per esempio, io tengo la tutina con cui mi alleno insieme alla, come si chiama, la stringa da yoga, il blocchetto da yoga per fare stretching, tutto insieme, così la mattina mi alzo, mi metto la tutina e soprattutto adesso che ho il tappeto non ho neanche la sbatta di aprire il tappetino, faccio stretching sul tappeto, che non sarà liscio e vellutuoso come il mio tappetino da yoga. Ma quando non ho energie, scusami, va benissimo così, cioè avere obiettivi piccoli. Se questo però chiaramente non è possibile, perché è un'altra cosa è che ti metti in testa che devi fare stretching la mattina e poi non ci riesci e allora basta, la giornata è andata, tu non ti sei mosso e stai ancora a letto che è sera e non hai fatto niente, il tuo corpo non si è mosso e non hai messo in circolo il sangue, non hai fatto nulla. E questo è chiaramente molto dannoso. Ma allora portati a fare il giro dell'isolato, anche se potesse essere solo andare a comprare la verdura o comunque uscire dalla casa, uscire dall'ambiente. Tutto questo per me, chiaramente io specifico che tutto questo per me è possibile farlo perché vivo da sola e quindi tutte le mie energie possono essere impiegate per fare questo, perché se dovessi anche occuparmi delle altre persone o se dovessi interagire con le persone, chiaramente quelle sarebbero le due forze che avrei, invece ho il privilegio di poter decidere dove indirizzare le due energie che ho quando non ne ho. La questione di andare a comprare la verdura è molto importante perché siamo al punto 3 e il punto 3 è no, mangiare solo cereali e latte per una settimana, no. Che cosa succede? Se tu per una settimana non hai bevuto abbastanza, non hai mosso il tuo corpo per un'intera settimana, non sei mai uscito di casa e hai anche mangiato schifezze per un'intera settimana, dopo quando hai recuperato minimamente un po' di lucidità, che cosa succede? Che devi recuperare il danno che hai fatto al tuo corpo in quella settimana in cui tu non c'eri. Quindi queste tre cose sono fondamentali. Bere, muoversi, l'indispensabile, però bisogna mandare in circolo il sangue, E tre, mangiare sano. Ora, mangiare sano che cosa significa? Che sì, non puoi mangiare per una settimana merendine e biscotti, latte con i cereali, che non puoi mangiare sempre solo pasti pronti, che non puoi ordinare sempre solo da mangiare fuori. E quindi la mia strategia per un pasto sano è carboidrati, verdure e proteine. E questo chiaramente non significa che devi per forza necessariamente cucinare e lavare i piatti. No!
una cosa non si può fare. Chiaramente non c'è niente di male nel mangiare latte e cereali. Infatti la mattina quando io ho le forze per fare e mi dedico alla mia colazione, ho tempo, mi sono svegliata abbastanza presto e il mondo mi sorride, mi posso anche concedere di prepararmi un pancake, di mettere la padella, di aspettare che il pancake cucini, di apparecchiare con la tovaglietta, spargere la marmellata sul pancake, insomma, una bella colazione della Madonna, ma no. La mia nutrizionista dice che ce vo, e a volte ci vuole tutta la forza del mondo, quindi sicuramente i cereali e il latte a colazione vanno bene, ma solo a colazione, però, cioè gli altri pasti cerchiamo di farli non per forza, cioè cerchiamo di farli, punto. E un buon modo è sicuramente mettersi la sveglia, perché io sono una paladina delle sveglie, la sveglietta anche per mangiare, perché se sei in quello stato lì non c'hai voglia, non sei, il tempo assume, non si capisce come passa, e quindi niente, puoi anche essere in una fase dissociativa. Io adesso non voglio entrare nel merito di quello che sentite voi quando non state bene, o quando magari, siccome avete una malattia cronica, non avete le forze per fare tutte le cose che dovete fare. Il mio consiglio per un pasto sano è che sia composto da 3 elementi: carboidrati, verdure e proteine. Ora, non c'è bisogno di cucinare, che poi bisogna lavare i piatti. E quindi c'è pure da tagliare le cose, da fare le cose. Per cui la vostra passeggiata fuori casa può essere quella di andare a comprare le verdure, in modo da potervi preparare un'insalata che d'estate poi fa così bene, un'insalata fresca. Verdura in busta, così non c'è lo sbatti di tagliarla e di lavarla. Io ci aggiungo le carote perché mi piacciono molto e perché mi aiutano ad arrivare alla quantità di verdure che devo mangiare, perché anche quello mi noterete che peso tutto per essere sicura di mangiarne abbastanza ed essere sicura di non mangiarne così troppo che poi al prossimo pasto non ho voglia di mangiare, quindi per questo mi segue la nutrizionista. Ma voi potete andare a occhio se ci riuscite, se siete tranquilli con il vostro intuitive eating, che io magari, ma non sono capace. Quindi la vostra insalata può comprendere le verdure e anche le proteine. Io per esempio, in questa cosa che non posso mangiare niente, ma vorrei, io a wanna be vegana, ho lavorato lungamente sulla mia intolleranza ai legumi e ho scoperto che al momento riesco a tollerare 50 grammi di legumi al giorno, che siano lenticchie decorticate o ceci sbucciati. Quindi una bella insalata con i ceci e le gallette di riso è un pasto completo. Cioè, visto che siete riusciti a comprare la verdura, potete comprarvi il pane, voi che lo potete mangiare. Un pezzo di pane, la verdura e nell'insalata potete metterci una mozzarella, il tonno, i ceci, quello che è proteina, verdura, carboidrato. E poi basta, rimettetevi a letto. Cioè, no, queste sono le tre cose, queste sono le tre cose fondamentali. Poi quella settimana lì, infatti, le poche riprese che ho sono di questa cosa che vi sto per dire. Quindi io quella settimana lì, guarda caso, era anche la settimana di tempo eccessivamente caldo. Cioè c'è un caldo, bestia, cioè mi piacerebbe poter passare lo shutdown a letto, ma no, c'è troppo caldo anche per stare a letto, per bagnare il letto mentre non fai niente sdraiata nel letto. No. Quindi che cosa ho pensato di fare quella settimana lì? Al di là degli impegni che non mi permettono di farlo tutti i giorni, e sto cercando di continuare a farlo, e cioè andare al mare dalle 9 del mattino alle 11 del mattino. Alle 11 di sera, ti immagini? No, un paio d'ore la mattina. Perché al mare tira l'arietta, mi posso fare il bagnetto con l'acqua freschina e mi rinfresco e mi godo le ore che sarebbero troppe stare tutto il giorno a casa, che tanto non riesco a fare niente. Non riuscivo ora, come vedete invece va molto meglio.
Vi lascio alle immagini di me al mare, felicissima di dedicare il mio tempo a leggere un libro, cioè esattamente due pagine di un libro che ancora non avevo mai finito di leggere, sempre le stesse due, come se capissi quello che sto leggendo, perché sono in uno stato in cui forse non è proprio... Però io ci provo, quindi in realtà in questo tempo ho finito quel libro e ne ho altri due che non avevo finito, che sto continuando a leggere, quindi quelle due ore. Una cosa è successa mentre mi occupavo delle ricostruzioni stamattina, che sono andata al mare di domenica. Allora, ho fatto questa cosa, siccome questo in cui sono adesso è un lido che, allora, è stato, non so come spiegarla questa cosa, è uno dei lidi sequestrati alla mafia di Ostia ed è stato dato in concessione a un gruppo di ragazzi che hanno fatto, per quanto possibile, perché poi mi hanno spiegato non hanno fatto in tempo a chiedere tutti i permessi per fare tutto quello che avrebbero voluto fare. Ma ha un lido accessibile con la passerella e la sedia che arriva con le ruote grosse, non so come si chiama, che arriva fino al mare, quindi è un lido super accessibile e è fighissima questa cosa qui. Tra l'altro non hai gli ombrelloni messi in posti prestabiliti, tu vai, chiedi l'ombrellone se lo vuoi, la sdraio se lo vuoi, se no è lido libero, quindi è un posto, insomma, una cosa bella che hanno fatto. Però c'è la musica, nel senso, io vengo qua di settimana dalle 9 alle 11 e la mettono tipo verso le 11 e comunque dà fastidio, 10 e mezzo, 11, e comunque a me dà molto fastidio la musica in spiaggia, nei lidi. Oggi è domenica, quindi sono arrivata alle 9 e c'era già la musica. E quindi io non ce l'ho fatta, ho detto vabbè, io devo fare qualcosa, non posso stare con le mani in mano, non posso stare zitta, non ce la faccio, devo dire qualcosa. E sono andata a parlare, ho preso coraggio, perché poi non è facile, non è mai facile, perché il trauma è sempre che le persone la prendono sempre male in maniera personale, come che stai criticando il loro operato, che già stanno facendo qualcosa, insomma abbiamo esperienze brutte dal vivo su queste cose, però se non vai dal vivo le persone, cioè, non le sanno le cose, non è che devi sperare che siano persone che seguono qualcuno su Instagram che parla di disabilità. Infatti sto respirando malissimo, aspetta che c'è gente qua davanti che sta a parlare, magari non mi sentite. È super strano perché voi mi vedete sicurissima davanti alla telecamera, no? Uno dice no, ma davanti alla telecamera, eh sì, con le persone un po' me. Cioè no, non ho problemi con le persone quando posso far finta di essere neurotipica. Oh. Il problema è la reazione della gente quando invece sei te stesso. Quindi sono andata lì e gli ho spiegato questa cosa, che la musica potrebbe essere un problema per persone che magari sono autistiche, ma tu non lo sai che sono autistiche perché non si vede. E c'era un altro ragazzo lì, gli ha detto, ma se tu già vai in riva al mare la musica non la senti più. E io gli ho fatto notare quanto sono lontana. Loro sono qua. Cioè sono molto lontana. E la ragazza infatti lei gli ha detto ma perché le persone autistiche sentono molto di più, quindi ha capito che cosa stavo dicendo. E infatti sentite, la musica non c'è più, o l'hanno abbassata molto o l'hanno tolta. E lei infatti mi ha detto no, ma magari uno non ci pensa perché non lo sa, perché chiaramente non si vede, quindi uno non sa. È proprio perché uno non lo sa, perché io parlo e te lo posso venire a dire, ma magari qualcuno semplicemente decide di non venire in spiaggia o appunto non venire il sabato e la domenica. E quindi poi gli ho detto sì, lo so che non la mettete spesso perché di settimana vengo, insomma abbiamo fatto una piccola conversazione. Sono molto contenta di... boh, non lo so se... adesso divento la guardiana della spiaggia, per cui quando vengo io non la mettono. Mi piacerebbe che non fosse così, che capissero che non possono saperlo se ci sono persone a cui la musica, per cui la musica è un problema, che magari proprio è un problema tale per cui siccome c'è la musica non vengono in spiaggia, perché per me è un problema così, di questo tipo.
per cui proprio gli ho detto, cioè, non solo Andrea. Palla a prendere, Andrea. Stavo, capì dove sta la palla? Dai. È lontana la palla, dov'è la palla? Vedi, io non... non riesco a non farmi distrarre dalle cose che sento. Cioè, non è possibile che la mia è una questione di attenzione, non è solo di sensibilità sensoriale, è anche di attenzione. Cioè, non avere la possibilità di decidere dove va la tua attenzione. Bene, questo era tutto per oggi. Le riprese originali erano veramente brevissime. Sono 4 minuti di me che leggo un libro al mare, passeggio al mare. Vi piace il mio costume? A me questo costume mi piace da morire. Comunque, non era questo l'argomento. L'argomento era prendetevi cura di voi stessi. E non pensate che gli altri siano meglio di voi, perché non è sempre così. A volte sembra, ma non è sempre così. Bene, vi ringrazio di aver visto anche questo video fino a qui. Vi do un augurio di buon proseguimento di settimana in qualsiasi momento della settimana voi abbiate visto questo video. Lasciatemi un commentino, mettete un like e se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale. Basta. Alla prossima, ciao!